Gianluca Toschi è laureato in scienze politiche, finalmente non l'architetto, perché qua gli architetti cominciano a essere un po' troppi forse. E lui è un ricercatore della Fondazione Nord-Est, che è una riunione regionale di Camere di Commercio e Confindustria che abbraccia tre regioni, Veneto, Friuli e Trentino, e che è stata nominata come sviluppatore del master plan di questo esempio che adesso andiamo a vedere da parte di un altro committente che non è pubblico, che è un committente privato e che è il Carmi Industrial Park, che ha intravisto in questa complesso edilizio, anche qui ex industriale, una opportunità di rigenerazione. Prego, Toschi. Vediamo se riesco a stare in 15 minuti. Allora, pazienza, mi hanno detto che 5 minuti aspetta. Bene. Allora, come dicevo in presentazione, sono un economista, in particolare un economista regionale, quindi il mio punto di vista è un po' diverso rispetto a questi fenomeni. Quindi io studio appunto i fenomeni di sviluppo e crescita a livello subnazionale e lavorando in Fondazione Nord-Est, che negli ultimi anni si è occupata di diverse cose, ma tendenzialmente molto dell'impatto che le nuove tecnologie hanno sul manifatturiero, anche sulla logica del ritorno del manifatturiero, anche in città. Cioè per anni abbiamo raccontato il manifatturiero doveva allontanarsi dalle città, oggi le nuove tecnologie ci raccontano delle storie diverse. Attenzione, lo dice Siemens, non lo raccontano insomma dei strani personaggi in giro per il mondo. Insomma, quindi le tecnologie oggi permettono delle traiettorie diverse anche in campo di localizzazione delle imprese, e questo diventa particolarmente interessante. Abbiamo studiato molto la diffusione di spazi ibridi come gli spazi di co-working, di fab, l'interazione fra questi nei sistemi di open innovation con le imprese. Insomma, un po' questo è il nostro ambito di ricerca, nonché anche quello dell'interazione fra la cultura e la manifattura. Probabilmente per questi motivi ci hanno chiesto di sviluppare questo, che è un progetto che, come avete visto nel titolo, è un progetto che appunto abbiamo chiamato un cantiere di rigenerazione territoriale però per la Carnia. Quindi il progetto principale non è una città, non è Tolmezzo che è la sede di questo spazio, che poi vedremo una storia incredibile, ma è un'area più vasta che è appunto la Carnia. Vediamo se riesco. Giusto per capire dov'è la Carnia. La Carnia è uno spazio abbastanza grande, di 27, forse 28, perché adesso Sappada ha cambiato regione, insomma, non so se avete seguito da lontano questi eventi, ma insomma dal Veneto è passato al Friuli Venezia Giulia, quindi un'unione di 27, un gruppo di 27 comuni a nord della provincia di Udine, ai confini quindi con l'Austria, che è un territorio particolarmente, insomma, molto particolare, molto aspro, una natura selvaggia, che la porta poi a essere interessante per un certo tipo di turismo, sul quale torneremo dopo, ma che qui in qualche modo riabbraccia anche alcune questioni che sono state affrontate nel primo panel di questa mattina. Si parlava della questione delle aree interne, in qualche modo qui siamo attorno a quelle questioni di un'area appunto che si trova in una situazione particolare e che vive al proprio interno anche un difficile equilibrio tra le zone, diciamo più a valle, quelle dei due comuni di Amare e Tolmezzo, che sono quelli dove sostanzialmente si sviluppa la gran parte dell'attività economica, con imprese anche di grande dimensione, dove appunto si insedia il Carnia Industrial Park, questa zona industriale che offre dei servizi appunto alle aziende, con imprese appunto di grande dimensione e anche specializzazioni interessanti. Eurotech, che fa i microcomputer, un'azienda importantissima a livello mondiale, ha sede qui ad Amaro, ma che pone un equilibrio difficile con invece paesi più piccoli. Non so se qualcuno di voi è stato, ma vale la pena fare un viaggio. Pesaris, il paese degli orologi, è un paese di 180 abitanti che ha storicamente dal XVIII secolo una grande tradizione di produzione di orologi che deriva da una serie di relazioni ovviamente con il mondo a nord dell'Austria e della Germania. Sono quindi situazioni molto particolari e differenziate. Pochi abitanti, stiamo parlando di meno di 40.000 abitanti in tutta l'area, insomma. Solo due dati, stamattina si parlava di demografia, sono i due dati più drammatici nel periodo, un declino inarrestabile di quest'area che vede una caduta della popolazione in tutti i comuni, anche quelli a valle, anche quelli dove si insedia l'attività economica, ma che è particolarmente forte ovviamente nelle aree, diciamo, più lontane rispetto al centro, con tassi appunto di decrescita della popolazione particolarmente forti. Quindi un'area in qualche modo ha bisogno di un'inversione di tendenza, di in qualche modo segnalare almeno un'inversione di tendenza,
e questo è stato uno dei, se vogliamo, dei fil rouge che ci ha accompagnato in questo progetto. Questo progetto vuole segnalare una nuova fase di quest'area. Ovviamente non pensiamo che attraverso questo progetto si possa ribaltare costantemente, ma in qualche modo appunto segnalare una nuova fase. Di che cosa stiamo parlando? Allora abbiamo chiamata, no, Villa e Opificio Linuccio, sempre più corretto dire Villa e Opificio Linuccio Caserma Cantore, perché scopriremo che è una storia molto particolare. È tutto questo complesso che parte da questa che è una villa del 1700, appunto Villa Linuccio, che poi viene a partire dalla prima guerra mondiale adibita a caserma, prima era un opificio, e quindi tutta quest'area qui era dedicata alla produzione di tessile, poi vedremo. Ma che diventa caserma, soprattutto quest'area qui, queste sono le stalle per i muli, c'erano gli alpini, queste sono le aree delle autofficine, le aree di riparazione dei mezzi, e questa era di fatto le camerate, la parte centrale delle camerate, mentre la villa era adibita al posto per gli ufficiali tendenzialmente. Quindi è una storia, questa all'interno della villa, una villa del Settecento, appunto edificata da un signore che si chiama Jacopo Linuccio, che è una storia incredibile. È un imprenditore che nel settore tessile, non è chiarissimo questa cosa, ma pare sia stato lui a diventare il denim, che poi i genovesi porteranno negli Stati Uniti per inventare il blue jeans, tanto che negli Stati Uniti ci sono le riproduzioni della villa, insomma una storia incredibile, che a un certo punto arriva a dargli lavoro inventandosi il cottimo a casa, cioè una sorta di una formula nuova, 30.000 persone in una zona vasta in varie parti del Friuli. Appunto grazie alla Serenissima diffonde i tessuti che producono nell'intera Europa e costruisce questa villa appunto che ha questo che è il salone delle feste, davvero insomma una cosa davvero particolare, che per anni è stato appunto il circolo ufficiale della caserma. Che cosa abbiamo fatto in questo progetto? Come siamo intervenuti? Beh, siamo intervenuti innanzitutto quando ci hanno detto di fare questa cosa non avevamo nessuna idea, cioè nel senso abbiamo ascoltato le persone, quindi una serie che si ricollega in parte probabilmente a quello che diremo nel pomeriggio, una serie di focus group dove abbiamo coinvolto gli imprenditori, scoprendo cose incredibili. In Carnia si costruiscono gli elicotteri, dei mini elicotteri, quelli che si vendono per capirci in Australia, in Argentina, quelli da due persone, per spazi decisamente grandi. Bene, c'è un'azienda che li costruisce in Carnia, e sfido qualcuno di voi magari a pensare che questo potesse succedere, ma ci sono imprese appunto di storie imprenditoriali di grandissima densità e anche importante. Abbiamo sentito gli imprenditori, abbiamo sentito il mondo della cultura e della formazione, quindi tendenzialmente il polo degli istituti scolastici che sono lì nell'area, e poi anche il mondo del turismo in una serie di focus group che ci ha visto impegnati a raccogliere idee e suggestioni provenienti da queste, con qualcuno che è arrivato appunto con progetti più o meno definiti, alcuni solo con qualche idea, ma abbiamo raccolto in questa fase molte di queste idee. Abbiamo fatto poi una serie di interviste e visite sia in azienda che in parte anche al mondo politico. Ci sono stati due momenti di presentazione alla cittadinanza, uno abbiamo sfruttato anche un festival in Novalp, quindi che si inserisce in una manifestazione leggermente più ampia, e quindi di confronto anche europeo con altre città dell'arco alpino che si trovano a vivere fenomeni appunto di riconversione, di uso di diverso tipo. Ho scoperto molto in ambito appunto di co-housing, soprattutto in Austria, case interessanti. E poi alla fine siamo arrivati appunto a definire un progetto condiviso e poi questo master per le linee essenziali vi presenterò in questo mio intervento. Ovviamente si vede che sono un economista perché le slide sono molto meno belle di quelle di Andrea, si vede, insomma, portate pazienza. Ecco, ci ha supportato in questo lavoro per la parte tecnica, uno studio, diciamo, un progetto di Pordenone, e a loro, diciamo, una parte di cui io purtroppo posso raccontarvi fino a un certo punto. Allora, da cosa siamo partiti? Sostanzialmente da una serie di esperienze di rigenerazione territoriale in giro per il mondo, alcuni casi li abbiamo già citati anche questa mattina, Basis, certo, ma poi anche di altro tipo, Expada per un caso strano, non avviene in un'area urbana, avviene in un'area difficile, insomma una serie di motivazioni in giro per il mondo, tra i quali appunto anche Chicago, i problemi di aree di riconversione industriale, insomma sono più di una trentina di casi che abbiamo mappato. A me è sembrato che ci fosse un elemento comune, pure grande diversità di queste esperienze, che forse quello che abbiamo provato a sintetizzare in quella fase, una nuova idea di lavoro e del rapporto tra cultura e manifattura. A noi sembrava che fosse questo l'elemento centrale che univa molte, forse non tutte, ma molte di queste esperienze, e da questo siamo partiti poi per ricucire un po' tutte quelle informazioni che avevamo raccolto attraverso questi
focus group. Nel nostro caso il RIUSA è uno strumento di rigenerazione, qualcuno ha parlato, no, del vuoto, in alcuni casi è evidente che progetti di questo tipo servono a riempire dei vuoti, non è questo il caso è invece l'uso di questa opportunità, di questa fase, come rilancio di un'area completa. Va bene, vi tralascio tutte le questioni legate appunto a questo equilibrio tra centro e periferia, che invece è particolarmente importante dal punto di vista anche politico, per cui insomma faticoso durante il progetto, e quindi l'idea è che queste aree si potessero legare alla serie di strutture già esistenti che funzionassero da magnete, ma non in senso di attrarre a valle ciò che sta sopra, quindi la paura che di molti sindaci e rappresentanti politici avevano per questa possibilità, ma invece di attrarre dall'esterno per poi spingere in alto, cioè dalla valle, no, in senso, e quindi di, per esempio, di rafforzare la rete di musei che già esiste, di rafforzare la rete di scuole che già esiste e anche di aree produttive. Questa era la logica che abbiamo provato a inserire nel nostro progetto. Velocissimo, perché poi prima si è parlato del viale dei ristoranti, comincia a essere temi difficili a quest'ora. Allora, il progetto ovviamente è stato costruito a livello urbanistico, abbiamo pensato a tutti i problemi legati all'accessibilità, alle macrofunzioni nell'area, questo è il centro di Tolmezzo, questo è lo spazio di Leuso che di fatto confina con l'area industriale della città. Ma è collegato sia a una serie di monumenti storici presenti appunto a Tolmezzo e anche una serie di vie che sono già predisposte, di vie ciclopedonali e tendenzialmente anche un'idea nuova di verde. Perché? Perché l'idea principale è di togliere completamente qualsiasi copertura all'asfalto che è stato posto poi negli anni e di restituire un'area completamente verde alla quali sono quelle che noi abbiamo chiamato vocazioni, funzioni, quello che volete, che ci è sembrato di recuperare attraverso queste interviste? Sono tendenzialmente quattro e le abbiamo riportate in questo schema dell'area come dovrebbe essere. Qui c'è, come dicevo, la villa, le due barchesse, il dormitorio, insomma, e qui sono le famose stalle dei muli. Allora, vedete, ci sono almeno quattro funzioni. La prima ha a che fare con la cultura. Mi è piaciuto tantissimo stamattina, nei musei si fanno cose, è vero, cioè la nostra idea è quella di ragionare in un'ottica ottica di, appunto, del tinkering e quindi del permettere alle persone di fare delle cose, del museo, di sperimentare, con una logica appunto diversa rispetto a quello spazio museale. Ma che tipo di museo? Beh, una delle suggestioni interessantissime è quella legata a questo Jacopo Linussio. Jacopo Linussio ha pronipote, non so a quali livelli, che si chiama Jacopo Linussio, che negli anni, mi pare 30 del Novecento, inventa gli sci Lamborghini, che fino agli anni 60 sono degli sci eccezionali, di grandissimo livello, sono il top per chi scia, poi in realtà nasce lo sci di massa e loro non capiscono bene che bisogna fare del marketing con gli sciatori, insomma si perdono un po' via, vendono il marchio e finisce la storia, ma per 30 anni di fatto si producono sempre lì, nelle anni di Linussio, degli sci che sono il top mondiale per chi vuole sciare. Appunto un altro Jacopo Linussio che in qualche modo dà linfa a questa storia di imprenditore. Ho detto, ma perché non pensare a un museo del fare imprese in carne, di raccontare l'impresa in carne? In che modo? Appunto facendo fare le cose, perché no? Perché non coinvolgiamo ad esempio gli studenti, c'è un istituto che è un istituto tecnico che ha un indirizzo legno, e perché non coinvolgiamo questi studenti e facciamo un laboratorio dove le persone che vengono possono fabbricarsi i propri sci in legno in una settimana? C'è un movimento mondiale di persone che si rimette a sciare con gli sci di legno, perché non farlo dentro un museo con le macchine di una volta? Questa è un'idea che nasce in realtà dal fatto che già l'istituto fa queste cose, l'istituto superiore ha un indirizzo per il legno, si possono recuperare delle macchine, perché non pensare a queste cose? Vado velocissimo, ma anche la stessa cosa ad esempio per l'indirizzo tessile, c'è un altro che lavora sui nuovi tessuti, e perché non portare novità, nuove tecnologie in questa tradizione appunto del vecchio Jacopo, chiamiamolo, che produceva il tessuto, e quindi rilavorare in questo caso. Vabbè, gli spazi, insomma, i dettagli direi di correre, ho 6 minuti, quindi andrei velocissimo, insomma abbiamo pensato a vari spazi. Uno spazio per la didattica, quindi una serie di aule da destinare appunto agli istituti che già esistono, che hanno partecipato, devo dire, molto attivamente con dei progetti interessanti, appunto questo degli sci, quello delle nuove,
nuova forma di tessili e tessiture rispetto a questo. Bene, l'idea è quella di trasportare lì anche un ITS, cioè un istituto tecnico superiore, in qualche modo, quindi quel biennio dopo le superiori, che sta rappresentando un caso molto interessante di sviluppo e di anello tra le imprese manifatturiere soprattutto e il mondo della formazione, con tasse anche molto interessanti. Quindi l'idea è quella di fare lì di fatto portare un ITS. Questi sono gli spazi, quindi una serie di 38 aule di una certa dimensione. Poi c'è la parte dedicata alla vocazione turismo, ricettività e tempo libero. E quindi ovvero abbiamo trovato tutto, ci sono due microbiorifici in Garnia già presenti, già esistenti, interessati anche loro del mare. Insomma, si può ragionare di portare lì la produzione della birra, di fare un microbiorificio. Ci sono dei gruppi di gente che organizza già, è famosa per la possibilità di fare arrampicate la Carnia, perché ha delle pareti particolarmente interessanti, ha un problema, piove spesso e arrampicare con la pioggia non è il massimo della vita. E quindi dice, perché non fare, in realtà ovviare un problema che ci segnalano quelli del mondo del turismo. Dice, cosa faccio di fare io a della gente che viene qui magari per arrampicare una settimana e tre giorni piovono? Allora costruiamo una palestra orizzontale, insomma, si chiama Punk, costruiamola dentro questi spazi, in modo che se piove uno va a arrampicare lì dentro. Insomma, tutte queste idee che sono nate dal confronto con queste associazioni, appunto, alcune in maniera più ordinata, altre in maniera più confusa, ma questa è l'idea. Quindi sostanzialmente l'idea di avere degli spazi lavorando su formule nuove di mondo alberghiero, cioè sostanzialmente sui multicoster, spazi ovviamente da pensare a basso budget, ma anche eventualmente pensare anche a alcune imprese che erano anche interessate a avere delle foresterie per ospitare delle persone, quindi anche con idee di questo tipo. Va bene, sportivo ricreativo l'abbiamo detto, ristorazione anche, possibilità appunto per il microbiorificio di poi avere. La ristorazione risponde anche a un'altra cosa, che quest'area ovviamente deve essere un'area viva per la città, non è solo una roba che finisce lì, e quindi l'idea è che ci siano delle funzioni come la palestra, ma anche queste aree che servono ad attirare delle persone che appunto a Tolmezzo ci vivono e che devono in qualche modo poter anche usufruire di quest'area. L'ultimo spazio, quello degli asili, che è quella, l'idea è quella di destinarla alla manifattura, co-working e fab lab. Su questo abbiamo parlato molto, più che co-working e fab lab, secondo noi, questa era l'intenzione anche con alcuni imprenditori, era l'idea di creare dei laboratori delle imprese per uno scambio con gli istituti tecnici, cioè l'idea di favorire degli spazi appunto per in qualche modo facilitare fenomeni di open innovation in una maniera un po' nuova, più che magari replicare alcune esperienze che non sono particolarmente positive in giro di co-working e fab lab, che hanno funzionato sì ma fino a un certo punto e che in qualche modo ci lasciavano un po' perplessi. Quindi una idea di un'interazione maggiore fra le imprese e gli istituti tecnici, ma anche l'ITS che si vuole portare lì, quindi con degli spazi di questo tipo, ovviamente spazi aperti, molto modulabili a seconda delle esigenze delle imprese. Ovviamente c'è un piano di abbattimento, insomma si pulisce un po' l'area e quello che viene fuori, questi sono i costi, quello che viene fuori è questa cosa qui, l'idea nostra finale che chi lo sa. Quindi si recupera una parte di questi spazi abbattendo delle baracche che sono state fatte negli anni dai militari e recuperando questo tipo di soluzioni. Ovviamente c'è tutto un piano legato alla sostenibilità, degli impianti di cui non so dirvi niente, ma se volete vi do tutti i riferimenti all'architetto che ha curato le cose. A che punto siamo? Perché poi uno dice bellissimo, a che punto siamo? La Regione ha stanziato 500.000 euro per i lavori che serviranno di fatto solo a mettere in sicurezza Villa Linuzio. È territorio sismico, stiamo parlando di un'area che ha vissuto anche esperienze di terremoti devastanti. Piccolo inciso, Villa Linuzio è un'area da dove partiva il coordinamento delle operazioni dopo il sisma, era la caserma da dove appunto c'era il centro di coordinamento. Quindi va bene, questo è lo stato dell'arte. Oggi abbiamo questi 500.000 euro, ci sono a disposizione questi 500.000 euro che serviranno in qualche modo a recuperare quegli spazi della villa. Ovviamente è un investimento che così, da una prima stima, almeno 15 milioni di euro sul piatto e quindi che prevede un investimento che deve essere per forza misto pubblico-privato e una costruzione anche molto difficoltosa di una governance legata a questo tipo di progetto, che sono appunto le questioni che sono alla base dei ragionamenti che si stanno facendo in questa fase.
Io ho solo una, questa è quella per quello che riguarda le posizioni di Lucio, ho solo una cosa da aggiungere rispetto al dibattito di stamattina, se mi permettete, ho un 58 secondi. C'è una questione interessante rispetto a quello che si diceva, per esempio, delle città, no? Bellicini raccontava di questa aggregazione. Io pongo l'attenzione invece a una dinamica secondo me interessante, di cui scrive Andrea Rodriguez Pose, che è un economista regionale che insegna alla School of Economics, che scrive un paper dal titolo accattivante, dice: cosa faremo delle città che non frega niente a nessuno? Questo è un tema secondo me molto interessante, è vero, cioè dice perché fa tutto un ragionamento che prende là da alcuni studi che sono stati fatti negli Stati Uniti con le elezioni di Trump, con le votazioni per la Brexit a Londra, e sostanzialmente dice solo i fenomeni, chiamiamole così per semplicità, globalizzazione, ma anche le nuove tecnologie producono vincenti e perdenti. La novità qual è? Che questi vincenti e perdenti sono localizzati e concentrati geograficamente. Le grandi città vincono, ci sono una serie di periferie, la Rust Belt negli Stati Uniti, che perdono. Però queste periferie hanno una sola carta, dice Andrea Rodriguez Bosa, per farsi sentire, che è votare contro. E quindi dice, queste dinamiche favoriscono la nascita del populismo, che ha delle concentrazioni anche spaziali interessanti, e fa dei ragionamenti su questo. E quindi dice, la sfida per il futuro sarà sì le grandi città, ma poi qualcuno dovrà ragionare di queste, perché possono essere dei blocchi di coalizione negativi rispetto a processi di sviluppo più ampi. Ma questo sembra un altro aspetto interessante di cui tener conto, rispetto appunto a delle dinamiche diverse che in qualche modo hanno a che fare con le città, e questo è insomma quello che oggi l'economia regionale può raccontare di questo. Grazie.